Ecco, allora possiamo dire che Marta e Maria, le due sorelle, sono presenti nel nostro cuore, sia l'una che l'altra, e ci insegnano a passare da un Dio sentito come affanno a un Dio sentito come stupore, da un Dio sentito come dovere a un Dio sentito come amico e come desiderio. Coraggio. L'augurio che voglio fare a me, a ciascuno di voi e a tutti coloro che ci stanno ascoltando tramite la televisione, che la nostra vita sia una vita di desiderio, che possiamo desiderare le cose belle e che non facciamo le cose per dovere, ma per amore. E ciò che conta nel servizio che ognuno di noi è chiamato a svolgere non è tanto puntare sui risultati, ma ciò che è importante nel servizio è quanto amore ci metto, quanto cuore, quanta passione, quanto desiderio ci metto in quello che faccio.